Sarà gentili telespettatori, il nuovo appuntamento. Per questo che noi investiamo molto risorse. Ma c'è da dire che collaborate anche con un'azienda tedesca e qui avete tipologie di rifiuti che si avviano ciascuno una propria filiera. Ovviamente l'Italia è sempre il nostro paese, quindi anche di fare ricerca sui piatti. E questo ha cambiato anche il volto di un'azienda. E che quello questo ci consente di fare ricerca che si avviano ciascuno una propria filiera. Mad Expo 2017 è stato un flop? Meno 102.000 persone in questa edizione rispetto al 2015 e il 30% di aziende in meno. Roma Milano Fiera tristemente deserta per più di metà dei padiglioni, un flop annunciato già a gennaio. Quando gli addetti ai lavori si aggiravano a Bolzano per Climhouse si chiedevano chi di loro sarebbe andato al Made. Ciononostante le tecnologie ci sono, le aziende hanno dimostrato di essere ancora una volta il motore trainante del mercato. Sulle ragioni di questo calo di pubblico al Made? Beh, probabilmente perché non c'è più mercato per fiere così generaliste. Le fiere che ancora funzionano sull'edilizia in Italia sono Climhouse a Bolzano, che è dedicata al risparmio energetico, e il Cersaie a Bologna, dedicato appunto al mondo della ceramica. E se il Made non vorrà fare la fine del Saie, anche questa è una fiera in crisi, dovrà trovare una nuova anima e un nuovo futuro per i contenuti e per il taglio della fiera. E nel frattempo abbiamo incontrato proprio al Made Vittorio Sgarbi allo stand di Cadorin, che ha presentato la sedia Libero, ma non perdetevi i servizi successivi. Siamo noi queste carte non facciamo. Dunque, la sedia Libero è un'occasione anche per riportare la lettura nel mondo dell'edilizia. Cosa ci parla di, cosa ci dice di questo progetto? Ma veramente non so neanche che fiera sia questa, però immaginavo fosse la fiera del mobile, forse più avanti. Comunque siamo vicini al mobile. Per l'Expo, con tante cose fatte, volendo io, per incarico della regione, fare un padiglione del libro in Italia, che mi sembrava un'intuizione semplice, come tante cose che in Italia hanno un valore superiore rispetto ad altre nazioni, abbiamo a Palazzo Sibardi messo in piedi una opportunità di esibire libri e prime edizioni importanti. In quell'occasione abbiamo pensato, non so neanche su stimolo forse della stessa architetta Fornasil, di portare una riproduzione, peraltro molto ben riuscita, della libreria di Saba. Nel riprodurla arrivò la Fornasil con una sua idea, una poltrona libro, e stette lì. Poi si pensò di metterla in produzione, oggi dopo 2 anni la vediamo prodotta, e l'idea era legata un po' a me, un po' a Saba, cioè a persone che hanno vissuto per il libro. Il libro per me è stato da ragazzo una ragione di delizia, di felicità e di libertà. In collegio leggevo i libri che erano proibiti senza ragione e mi sentivo libero. Per cui l'idea di avere una poltrona che ti fa immergere in quello in cui sei stato immerso psicologicamente è un'intuizione abbastanza felice. Poi occorre che essa sia anche funzionale, si chiude, occupa poco spazio, si apre e tu sei un po' isolato in una casa in cui avrai dei bambini vocianti, delle mogli e altri rompicoglioni vari, la sedia libro diventa un angolo di protezione. Quindi questa è stata l'intuizione sua e adesso l'avevo messa in produzione, tra l'altro in 2 edizioni, questa qui che è fatta tradizionalmente in legno e l'ipotesi di farla in cartone secondo un ipotetico omaggio che abbiamo concepito per i clochard. Quindi questo mi pare di capire che possa essere lo sviluppo di questa buona idea che Cadorin ha messo in produzione, e a Trieste, alla mostra dedicata a mia madre per la mia collezione d'arte, potrà esserci qualche sedia, qualche poltrona di questa natura che in qualche modo accompagna il percorso, che quando vai a vedere le mostre hai poche sedie e poche poltrone. L'idea di avere una poltrona per poter vedere meglio dei quadri è anche un'altra idea possibile. Professore, parlando di edilizia, hai rotto i coglioni. Ho rotto i coglioni, ma ci parla di Roma, di questo stadio? No, non ci dice niente. Non si fa più. Lo stadio di Roma ha per sé una maledizione, che non si fa. Cioè dicono come farlo, come si può speculare, Grillo la mattina dice che lo vuole, poi che non lo vuole, poi alla fine tolgono le 3 torri, non lo faranno, perché mi pare che occorre tutelare le rane. L'ultima cosa divertente, cioè la sovrintendenza ha detto che lì si rovina l'ecosistema delle rane, e io credo che sia una buona motivazione per non farlo. D'altra parte
Però in linea generale io ho avuto uno scontro mortale con Totti, che devo dire ha dei sostenitori che al di là di quello che dice lo sostengono comunque, quindi io non ce l'avevo con lui, dicevo tu fai il calciatore e non lo scalatore, quindi devi essere per lo stadio e non per i grattacieli, e poi non mi pare che tu sia un urbanista. Questo scontro con lui mi ha portato un sacco di insulti da parte dei romanisti, ma sono amico di tutti i laziali, sono diventato il, hanno fuori, mettono i festoni fuori, quindi ho tutti i laziali con me che vogliono rimettere a posto lo stadio Flaminio. Però è stato uno scontro in cui alla fine io ho vinto, lui ha perso, perché ammesso che lo facciano, fanno solo lo stadio, che va bene, uno stadio può essere fatto. I tre grattacieli erano un'evidente speculazione, ma pare che neanche lo stadio riescano a fare, quindi ha rotto i coglioni per niente, come capita sempre. Se vuoi, non mi sono una foto, hai rotto il cazzo. Ho rotto il cazzo, ma una foto così faccio invidia ai miei amici intellettuali, pseudo intellettuali. Tecnologia e innovazione per Pellini al MADE Expo 2017. La tendere nel vetro più sottile al mondo, 10 mm di vetrocamera più 6 di struttura, porta potenzialmente nelle case di tutti gli italiani la tecnologia della tenda nel vetro, che si arricchisce della maxi finestra 3x3 metri e dei sistemi domotici per la gestione dell'apertura, chiusura e inclinazione delle finestre, con i relativi automatismi e programmazione, tramite una semplice app per smartphone e tablet. Con Luca Papaitz di Glass Advisor, l'occasione per parlare di tecnologia e di rinnovamento dell'edilizia passa anche dalla matematica, dai calcoli e dai software in grado di prevedere i risultati finali. Qual è il nodo, il motivo per cui avete fatto partire questo nuovo progetto, che consiste nel fornire una soluzione a chi cerca di risolvere problemi? La cosa sorprendente è che adesso i sistemi e le tecnologie, gli studi che si fanno generalmente in facciata, si stanno trasferendo poco a poco all'edilizia normale, alla casalinga, no? Man mano che le normative diventano più stringenti, e quindi mancava uno strumento che fosse semplice di utilizzare ma che avesse alle spalle un motore molto complesso, no? E questa è l'idea appunto di Glass Advisor: riuscire ad avere un sistema che simuli qualunque composizione di vetro e schermatura e ricavi i valori che servono poi a tutti gli altri progettisti, agli impiantisti, appunto per il calcolo del comfort nell'ambiente. Una tecnologia che è in grado di muoversi tra computer fissi e cellulari, perché comunque è basata sulle ultime tecnologie degli smartphone. Sì, l'obiettivo è quello di avere uno strumento che consenta il teamwork e consenta appunto di essere ovunque, per cui alla fine è una web app che si può aprire ed utilizzare dall'ufficio oppure anche da un tablet in una riunione di cantiere, e appunto essere sfruttata in qualunque situazione in cui venga richiesta. E parlando delle novità di Pellini, che quest'anno sono state presentate al MADE Expo 2017, la linea Screenline ha diverse novità che avete presentato al mercato. Quali sono? Sì, sono sostanzialmente tre le soluzioni nuove. Una viene incontro alle esigenze di facciata, cioè le esigenze di avere dei sistemi a bordo caldo su superfici molto grandi, quindi qui presentiamo delle tende di 9 metri quadrati dentro al vetro sollevabile su intercapedini da 29 mm a bordo caldo, no? Un'altra invece soluzione va incontro a quello che è il mercato residenziale, dove è l'estremo opposto: si vogliono delle finestre medio-piccole con intercapedini molto piccole, quindi si è sviluppato un intercapedine delle tende inserite in 16 mm con lamelle da 10 mm, quindi veramente stiamo parlando di tende in miniatura quasi, che vanno a fare poi le finestre, i serramenti tipici del residenziale. E infine poi una soluzione di domotica molto avanzata, dove riusciamo con un palmare oppure anche con sistemi automatizzati a controllare delle tende motorizzate, con motori molto avanzati tipo brushless. Ma nuovi segmenti di mercato e innovazione tecnologica sembrano essere queste le parole chiave di Pellini per quest'anno. Sì, assolutamente, ma soprattutto anche un prodotto che si presta molto alla flessibilità, cioè un prodotto che viene applicato dalla facciata ai piccoli serramenti ed è ugualmente flessibile e risolve molte problematiche con una sola soluzione in sostanza. Il
gruppo Touring è leader mondiale nelle tecnologie legate alla piegatura e curvatura di tubi metallici, un gruppo consolidato dall'unione di Touring e di SAF, storici marchi che da sempre sono impegnati nelle macchine a curvatura. Al MADE Expo 2017 il gruppo Touring ha presentato le sue ultime macchine specializzate nella curvatura dei serramenti, utili alle vetrerie e alle aziende produttrici di profili per proporre nuove sagome per le superfici trasparenti e nuove soluzioni progettuali per gli architetti. Mauro Meliga, presidente di Touring Group, qui a MADE Expo. L'occasione è proprio di parlare di tecnologie per l'edilizia e voi mi sembra che siete proprio nel posto giusto. Ma effettivamente noi facciamo macchine per curvare i profili per i serramenti in alluminio e siamo qui per esporre i nostri nuovi prodotti. Quella che vediamo dietro di noi è la Delta 60 CNC, completamente elettrica, in grado di curvare profili senza l'utilizzo di olio, quindi abbiamo tolto completamente la parte idraulica. Quello conferisce sicuramente un risparmio di energia e una maggiore precisione nella curvatura dei profili. Ecco, l'occasione di essere presenti in una fiera come questa consente anche un po' di tastare il polso dell'edilizia. Come mi sembra che stiano andando la fiera qui quest'anno? Ma diciamo che purtroppo la fiera risente un po' del mercato un po' fiacco dell'edilizia dovuto un po' alla contingenza. Non sono più i tempi di una volta in cui la MADE Expo era super piena, c'erano code ovunque e dovevamo darci il cambio veramente perché non ce la facevamo più. Quest'anno è un pochino più fiacco, comunque siamo al secondo giorno, quindi si spera che domani e dopodomani sia un po' meglio. Ecco, quali sono i prodotti che avete esposto qui al vostro stand? Ma allora, detto questa Delta 60 CNC, che è la macchina la più sofisticata che abbiamo per curvare i serramenti in alluminio, abbiamo riproposto la nuova edizione dell'Alfa 40, che è una macchina completamente rinnovata della vecchia gloriosa Alfa 40 che facevamo 40 anni fa. La macchina con le slitte rettilinee, con la possibilità di montare i supporti indipendenti per irrigidire gli alberi e che ha la possibilità di fare dei raggi molto molto piccoli di curatura, quindi una macchina molto molto versatile. Con le altre macchine che vediamo qui sullo sfondo, quali sono? Ma dietro di noi abbiamo la DS60, la famosa DS60, che è una macchina entry level, in grado, diciamo che soprattutto destinata ai fabbri, quindi diciamo che nel mondo dell'edilizia servono per curvare i mancorrenti delle scale a chiocciola per esempio, o per curvare angolari, ferriati, diciamo piccola carpenteria. Ecco, ecco altre macchine che vediamo, abbiamo parlato soltanto di due, e inoltre c'è anche tutto un mercato di cui si occupa Touring che esula da quello dell'edilizia. Sì, ovviamente le curatrici vanno ovunque, dall'edilizia al tubo, il mercato del tubo, quindi per le serpentine, per riscaldamento, per scambiatore di calore. Soprattutto adesso stiamo lavorando sulla curatura dei pali della luce conici, quindi stiamo facendo un brevetto per curvare questi tipi di prodotti. Touring Group è naturalmente un gruppo, capofila è l'azienda Touring piemontese della zona di Lombardore e Leini, però ci sono tante altre aziende, quattro complessivamente, che compongono questo gruppo. Una di queste è Pedrazzoli, acquisita neanche 2 anni fa, di Bassano del Grappa, in una situazione difficile 2 anni fa. Adesso come stanno andando le cose? Ma, sicuramente 2 anni fa non ci aspettavamo un così grosso lavoro. La Pedrazzoli è nata da ovviamente moltissimi anni fa, più di 60 anni fa, nel 2015 l'abbiamo rilevata noi dopo una parecchie disavventure, l'abbiamo ripresa in mano, l'abbiamo veramente fatta esplodere e diciamo che oggi va molto bene, abbiamo avuto un grosso successo da parte soprattutto dalla fiducia sia dei fornitori sia dei clienti, che hanno visto un'altra proprietà, un altro modo di lavorare, un altro tipo di prodotto, e abbiamo avuto un'ottima risposta. Quindi la risposta alla delocalizzazione è il reshoring, come lo chiamano, cioè riportiamo la produzione in Italia perché qua le cose le sappiamo fare. Sì, in effetti l'80% della produzione della Pedrazzoli era fatta in Slovacchia. Noi l'abbiamo lasciato perdere l'azienda slovacca,
e abbiamo riportato tutto in Italia. Quindi parte lo facciamo in Towering, parte della produzione, parte l'abbiamo delocalizzata, ma sempre in Italia. E le cose, abbiamo un ottimo prodotto, migliore ancora di prima, e qui siamo riusciti a contenere i prezzi che aveva la, insomma, aveva il prodotto precedentemente. Insomma, uno se ha voglia di lavorare in impresa in Italia si può fare. Sì, se uno fa, si dedica e ci crede, si può fare impresa. Come sarà il 2017? Ma si spera bene, diciamo che il mercato sembra che abbia un pochino più di fermento. Si sente qualcosa nell'aria, si vede un po' la luce al fondo del tunnel, quindi io sono ragionevolmente ottimista. Noti nel mondo per essere l'inventore del sistema Pedestal, che ha rinnovato radicalmente le applicazioni delle pavimentazioni sopraelevate da esterni. Eterno Ivica è scesa in campo anche nel settore delle insonorizzazioni, che ha consentito loro di espandersi in un mercato che li vede già attivi nel settore delle impermeabilizzazioni fin dal 1955. Ma veniamo al silenzio. Spazio al silenzio in casa è il titolo che abbiamo scelto perché, pur presentandosi con ben 8 linee di prodotto, Eterno Ivica sta chiaramente spingendo per la crescita nel settore del suono. Dalla linea Phonolook, che presenta abbattitori di onde sonore a forma di speciali cuscini, fino al TXT, materiale riciclato dagli stracci, dal creep incredibile e che insonorizza le pareti, fino al Rumor Block, che è un'invenzione dedicata all'insonorizzazione dei fori di facciata. Abbiamo tentato di rappresentare un'opera attraverso l'edilizia, quindi abbiamo sistemato su 6 teche quella che è la nostra produzione. Ogni teca contiene una linea di produzione, diciamo che la cosa essenziale è riprendere una piazza. Siamo abituati a vedere le piazze virtuali dei social network, abbiamo fatto un passo indietro nel tempo, siamo agli inizi del 1900 e questa potrebbe essere una piazza londinese dove vanno in scena quelli che sono i rapporti umani. Noi stiamo cercando di creare innovazione in un teatro che è quello dell'edilizia del 2017, abbastanza competitivo, ma siamo sicuri di far centro. Ecco, quali sono le classi di prodotto che avete esposto sotto le teche? Andando in ordine di apparizione abbiamo il Pedestal, che è famoso anche in un altro padiglione, al padiglione 7, dove è rappresentato in tutto il suo splendore. Si segue al Pedestal poi la linea per le impermeabilizzazioni, formata dai bocchettoni e dalla linea Master, che appunto sono gli accessori per permettere a questi bocchettoni di essere poi applicati. Poi subito dopo abbiamo la linea Liquid. Linea Liquid sarebbe la canalizzazione delle acque che permette alle membrane liquide, a cementi bicomponenti, di essere compatibili con gli accessori preposti al deflusso dell'acqua piovana. Ancora abbiamo la linea acustica, sarebbe phon isolamento, quindi tutto ciò che è contro parete, contro soffitto, sotto pavimento. Subito dopo abbiamo la linea Phonolook, declinate in design e solution, parliamo di phon assorbimento in questo caso, e subito dopo la linea Phonolook una new entry che da poco ci sta accompagnando nel nostro percorso, che è la linea Vent, declinata poi in rumor block e in ventilazione naturale. Praticamente andiamo a insonorizzare i fori di facciata e a fare di un ambiente magari con della volgare muffa un ambiente salubre grazie alla ventilazione naturale e agli accessori appunto che questa linea propone. Ecco, un'occasione anche per ribadire l'internazionalizzazione di Eterno Ivica, che vende in tutto il mondo. Ormai siamo presenti nei 5 continenti, riusciamo ad avere una copertura capillare sia come distributori sia come agenzie. Stiamo pensando di aumentare questa copertura anche magari aprendo delle sedi in delle zone strategiche come l'America, magari forse anche la Germania o chissà forse anche la Francia. Sicuramente per queste zone già in sede abbiamo oggi degli operatori attivi che rispondono in lingua a quelle che sono le richieste prettamente di questi stati. Plastica, protezione per i bambini e attenzione alla natura. Sembrano essere questi i punti di forza di Trafil e abbiamo parlato con Daniela Ramello. L'occasione del MADE è come sempre quella di presentare nuovi prodotti a un pubblico molto vasto di architetti, progettisti ma anche di utenti finali. Trafil è presente per la seconda volta consecutiva al MADE, cosa presenta quest'oggi?
Presentiamo la nostra linea di profili per il fai da te e per il settore per la sicurezza scuole. In questa occasione presentiamo in particolare il nostro paracolpo con il LED e il battiscopa con il LED. La novità rispetto ai prodotti sul mercato è la semplicità della posa. Infatti abbiamo brevettato il sistema di montaggio estremamente semplice che consente a chiunque, acquistando il kit di montaggio, di applicarlo senza avere la necessità di utilizzare degli strumenti per il taglio piuttosto che per fare gli angoli, perché è completo di tutti gli accessori. Poi abbiamo la nuova linea di prodotti per la sicurezza scuola e sono prodotti fatti completamente in Italia con materiali certificati e proprio perché si rivolgono ai bambini per la protezione dei bambini e la sicurezza dei nostri figli puntiamo sulla qualità del prodotto. In questo senso, questi vostri prodotti dove possono essere trovati? Sono anche per l'utente finale, quindi si possono trovare anche in giro per l'Italia? Sì, i nostri prodotti possono essere acquistati presso Leroy Merlin Italia, presso la distribuzione tradizionale, abbiamo una rete di distributori a livello nazionale e dei rivenditori nel settore tradizionale, appunto. Appena terminato il treno di servizi sul MAD Expo, vi raccontiamo un'altra storia, quella del gruppo Giovani Imprenditori di Torino, che è cresciuto talmente tanto da essere premiato dall'Unione Industriale, da Confindustria Nazionale, come migliore iniziativa di comunicazione per la diffusione dell'imprenditorialità in Italia nel 2015. Un grande riconoscimento, e l'attività dei giovani imprenditori continua. In questo treno di servizi vi faremo vedere tre servizi diversi. Il primo con l'amministratore delegato di Elica, leader nel settore delle cappe da aspirazione, con due protagonisti della fintech nostrana e con un gigante del settore delle nuove tecnologie, ovvero con l'amministratore delegato di IBM Italia. Vediamo. L'Officina Gruppo Giovani Imprenditori ha organizzato nell'ambito della Scuola di Imprenditorialità un viaggio multicolor tra i pilastri dell'impresa il 23 febbraio 2017, un appuntamento dedicato alle fintech, la nuova frontiera dell'economia, e i protagonisti dell'incontro sono stati due specialisti: Benedetta Rese Lucini, CEO di Oval Money ed ex general manager di Uber Italia, e Mariano Carozzi, CEO di Tinaba. Un pomeriggio davvero molto interessante. Siamo molto soddisfatti perché ogni volta ci superiamo, nel senso che i ragazzi sono coinvolti, fanno domande, quindi significa che gli argomenti sono di interesse. In effetti lo sono anche per noi, in realtà, perché abbiamo trattato della finanza innovativa, del fintech, di cui adesso tanto sentiamo parlare, Bitcoin, blockchain, ed è stata un'occasione per approfondire e per imparare una serie di novità in questi ambiti interessanti, per cui, come dire, ne usciamo ancora una volta accresciuti di competenze nuove, ed è l'obiettivo che ci poniamo ogni volta. Il mondo fintech avrà un impatto molto più grosso sul consumatore che sulla banca, perché la banca, come dicevo prima, mantiene l'infrastruttura bancaria è di un'importanza per il settore essenziale, perché comunque controlla l'antiriciclaggio, il fatto che le persone esistono davvero, però dall'altra parte la banca non è mai riuscita a creare quel contatto con l'utente che le nuove tecnologie sono molto brave a fare. Parliamo anche nel mondo dei social, parliamo nel mondo dei media. Comunque le nuove tecnologie avranno questo vantaggio di correre più veloce nel contatto con l'utente, quindi ci sarà un sacco di collaborazione, un sacco di quello che nel mondo startup chiamiamo exit, cioè startup comprate da banche, che speriamo che le banche non facciano morire all'interno del loro ecosistema. Io ho scelto il fintech perché un po' nasco da quel mondo della finanza e i miei due co-founder fanno fintech da ormai dal 2012, quindi 5-6 anni, e quindi abbiamo pensato che la mia esperienza nel trasporto e comunque nel marketplace e nelle app applicato a tutto quello che sapevamo nel mondo finanziario poteva
deve essere un mix vincente delle nostre capacità, però se viene una persona e porta avanti un progetto nel mercato dell'arte, nel mercato del trasporto nuovo, sicuramente penso che sia giusto che il VC gli dia la giusta attenzione. Siamo collegati al mondo delle banche, collegati a una banca e vorremmo essere qualcosa di più di un sistema di pagamento, quindi un sistema di agevolare i trasferimenti fra le persone, di avere una nuova esperienza presso i negozi, i merchant, di fare investimenti, di avere finanziamenti all'interno della propria cerchia di persone, secondo le importi, secondo le possibilità, ma anche di essersi utili con i sistemi di charity, di crowdfunding, tutto gratuitamente, perché il nostro modello di business è condividere il valore quando creiamo valore con i nostri clienti. Il prossimo appuntamento 15 marzo si continuerà a parlare di tecnologia, cioè la D di IBM. Sì, parleremo di innovazione, di tema molto molto ampio, molto trasversale, il titolo è l'innovazione futuro e avremo Cereda di IBM che ci racconterà che cos'è per lui l'innovazione, cosa intende IBM, ma non soltanto IBM, anche il percorso di lavoro e di business, come l'innovazione ha contato, e ci darà anche lui una visione sul futuro e di quanto l'innovazione dovrà accompagnarci in futuro nelle nostre attività. Viaggio Colorato parte all'insegna di un nuovo slogan nel ciclo di incontri della nuova edizione delle Officine Gruppo Giovani Imprenditori di Torino. Un nuovo format che vede protagonisti anche giovani studenti universitari selezionati attraverso un bando e che avranno l'occasione di raccontare come cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni. Quest'anno nuova stagione, nuovo ciclo di incontri, abbiamo deciso di cambiare completamente, di stravolgere il format originario del percorso. Come lo facciamo? Abbiamo fatto coinvolgendo direttamente gli studenti universitari, selezionati attraverso un bando a cui hanno partecipato oltre 70 ragazzi che ci hanno mandato il curriculum per poter entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro. Ne abbiamo selezionati 12 che hanno lavorato insieme a noi nello sviluppo delle tematiche della serata. Il neopresidente Alberto Barberis ha aperto la serata rafforzando lo spirito che da anni guida i giovani imprenditori. 5 pilastri su cui verterà la nuova edizione: finanza, etica e responsabilità, capitale umano, cliente e innovazione. Il nuovo ciclo si suddivide in 5 incontri, ciascuno basato su un pilastro d'impresa. Abbiamo individuato 5 pilastri delle imprese moderne, che sono il capitale umano, la finanza, l'innovazione, i clienti e l'etica. Ogni incontro verterà su un argomento, su un pilastro, dove ci sarà una prima parte in cui racconteremo e daremo delle visioni di futuro legate a quell'argomento, e poi una seconda parte in cui un imprenditore di spicco che ha delle competenze specifiche legate a quell'argomento farà un talk in cui ci racconterà la sua storia imprenditoriale. La prima serata ha visto come tema proprio l'importanza del capitale umano e i lavori del futuro. Ospite della serata Francesco Casoli, presidente di Elica Group, che ha avuto modo di raccontare la sua storia e trasmettere la sua vision imprenditoriale. Francesco Casoli, lo scopriremo questa sera, è un imprenditore presidente di Elica SPA, un gruppo di Fabriano, leader mondiale nella produzione di cappe per cucine, ma soprattutto è un imprenditore la cui azienda ha vinto per 8 volte di fila il premio Best Place to Work, un'azienda in cui c'è una estrema attenzione ai dipendenti, al benessere dei luoghi di lavoro, e sicuramente un esempio di come l'investire nel capitale umano possa portare a dei risultati positivi non soltanto per le persone che lavorano all'interno delle aziende, ma proprio per le aziende stesse. Fare l'imprenditore oggi è come andare in bicicletta. I ciclisti amano le salite, non amano le discese, perché poi quando arrivi in cima c'è più soddisfazione. Quindi per fare l'imprenditore penso che oggi una delle componenti più importanti sia proprio questa voglia qua, questa voglia di mettersi in gioco e di amare la sofferenza. La parola d'ordine che mi ha sempre guidato è appunto comunicare, cercare di far passare i messaggi in maniera trasparente tutti i giorni. Quindi cercare sempre di abbattere le barriere, di essere il più informale possibile. Poi ci sono anche dei momenti formali, e c'è sicuramente, per fare impresa, per crescere in giro per il mondo, devi anche seguire dei processi e delle procedure. Però l'importante è riuscire a mantenere quel filo conduttore che va da chi guida l'azienda fino all'ultimo dipendente,
che è importante quanto chi la guida, perché alla fine quando andiamo a comprare un prodotto su Amazon o su qualsiasi altra piattaforma commerciale, e alla fine il cliente finale vede il prodotto che è stato pensato da chi guida l'azienda, ma che è stato chiuso e imballato dall'ultimo dipendente. L'innovazione è futuro. Mercoledì 15 marzo 2017 ha avuto luogo il secondo incontro del ciclo Oggi, Officina Gruppo Giovani Imprenditori, presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale, dedicato al tema dell'innovazione. Ospite nel TED della serata Enrico Cereda, CEO di IBM. La creatività, l'out of the box, la positività e la follia di chi inventa il futuro e, perché no, la ricetta per diventare innovatori saranno alcuni dei temi della serata che, dopo una prima sessione a cura del tavolo di studenti Oggi Next, vedrà come protagonista appunto Enrico Cereda, presidente e amministratore delegato di IBM Italia. IBM è presente in Italia da 90 anni, quest'anno facciamo 90 anni di presenza in Italia e non siamo mai stati una startup come siamo oggi. Siamo una startup perché continuiamo a fare innovazione e la facciamo innovazione con i nostri partner, con l'ecosistema, ecosistema che è sempre più fatto di piccole aziende, che sono le piccole aziende italiane. Abbiamo lanciato tantissimi programmi, lavoriamo insieme a tantissime startup e vogliamo portare l'innovazione nel paese. E lo facciamo attraverso tanti strumenti, attraverso l'intelligenza artificiale. Abbiamo annunciato un programma specifico per le startup, per l'intelligenza artificiale, Hackathon, ecosistema per portare innovazione nel paese e nelle imprese. Oggi c'è uno skill gap significativo sul mercato, soprattutto quando parliamo poi di nuove professioni, di nuovi job che verranno creati grazie alla trasformazione digitale. Ed è un compito, ripeto, non solo delle istituzioni, non solamente delle università, ma anche di aziende come IBM, portare l'innovazione nella trasformazione delle professioni del futuro. L'occasione è stata anche per parlare con il presidente del gruppo Giovani Imprenditori, Alberto Barberis, di come stanno andando le cose della loro scuola di imprenditorialità e anche di un premio che hanno ricevuto. Sì, siamo assolutamente soddisfatti. Oggi terzo appuntamento della nostra officina, parliamo di innovazione, ne parliamo a 360 gradi e ne parliamo in particolare con l'amministratore delegato IBM Cereda, che ci illuminerà sul significato di innovazione per IBM. Il risultato della serata, insomma, è un successo, abbiamo più di 300 iscritti alla nostra serata, siamo molto soddisfatti anche perché abbiamo effettivamente vinto il premio marketing associativo grazie al progetto Oggi, e quindi siamo assolutamente orgogliosi e soddisfatti di questo premio che abbiamo ricevuto.